Buonasera amici, sono Paolino e l'ospite di questa sera è una vocalist, cantante, autrice, insegnante di canto e cantoterapia. La sua massima è: la voce è una finestra sull'anima. Signore e signori, a Salutino Blues, Giordana Gorla, benvenuta. Grazie e salve a tutti e a tutte. Io ho visto un bel po' di lavoro che tu fai, veramente sì. Fai tantissimo. Quello però che mi è piaciuto in particolare di quello che fai tu è l'operatrice psiconeuromotricità. Sì, operatore in psiconeuromotricità, sì. Di cosa si tratta? Perché mi ha incuriosito questa frase lunghissima. Un parolone fondamentalmente, però descrive esattamente quello che è l'attività, o meglio è una metodologia, si chiama BAPNE, che sfrutta la, diciamo, voglio parlarvi in maniera molto semplice, ok? Sfrutta la body percussion e la voce, usando tantissimo i canti africani, per stimolare le aree cerebrali, in particolare il lobo frontale, che è responsabile del controllo degli impulsi e che per esempio è quella parte del cervello che non si sviluppa prima della fine dell'adolescenza, cioè che non finisce il suo sviluppo proprio in quel periodo lì. Quindi è un'attività molto utile da fare dai 0 ai 99 anni, come dice il fondatore Javier Romero, che è un spagnolo nato alle Canarie che ha studiato in Germania, quindi ha una formazione veramente a 360 gradi e ha creato questo metodo che fonde la biomeccanica, l'antropologia, la psicologia, l'etnomusicologia e gli studi di neuroscienze, per fare una sorta di approccio a 360 gradi basato su teorie e volumi e studi scientifici super super approfonditi, però si traduce tutto in attività pratiche molto divertenti, molto ludiche, che coinvolgono tutti indipendentemente dall'età appunto, ma anche dalla problematica tra virgolette, cioè dato per, come dire, scontato, presupposto che la normalità come concetto assoluto non esiste, ci sono però persone che hanno delle difficoltà, in primis persone che hanno avuto proprio danni cerebrali, persone che hanno malattie degenerative cerebrali, pensiamo all'Alzheimer, al Parkinson, alla demenza senile, persone che hanno problemi cognitivi, dalle difficoltà di apprendimento dei bambini nella primaria fino a problemi un pochino più importanti, genetici, ereditari, quindi che ne so, persone che hanno sindrome di Down oppure autismo, ok? Quindi, però funziona tantissimo, diciamo, con i normodotati, quindi io sono approdata a questa metodologia più di 10 anni fa tramite un collega conosciuto, pensa, ad un corso di un'altra cosa strana, cioè devo parlare un po', operatore ludico musicale ad indirizzo metaculturale, cioè come usare la musica come elemento, diciamo, di gioco per far apprendere meglio le persone, ok? In particolare la scuola, i bambini, però ad indirizzo metaculturale, cioè un approccio che non vuole avere nessun tipo di dogma a prescindere o metodologia a prescindere. Metaculturale nel senso di rompere un po' gli schemi, capire che nasciamo tutti comunque con una sorta di forma mentis dipendente dall'area geografica nella quale siamo nati e ognuno di noi ha quindi una formazione, qualcosa che si porta dentro e poi delle metodologie che vengono imposte. Io fin da bimba non amo le cose strette e le cose a senso unico, mi piace spaziare, collegare gli argomenti e quindi mi sembrava un approccio affascinante. A questo corso conosco questo ragazzo che faceva da poco BAPNE e poi è diventato uno dei più importanti referenti italiani di questa metodologia. Quindi se andate su YouTube e digitate BAPNE metodo Javier Romero, ci sono molti video in spagnolo, però lui è molto molto chiaro, parla anche italiano
e potete capire meglio, avere delle, come dire, un pochino degli assaggi di quello che è il lavoro. Però perché mi ha affascinata questa cosa? Perché il canto è un'arte totale e permette di attivare contemporaneamente tutte le aree cerebrali. Di conseguenza è comunque una terapia. Io sono anche cantoterapeuta, per prima ho terapizzato me stessa, lo ammetto, e poi ho cercato di usare quella che era la mia esperienza di tanti sbagli nella vita, di tante anche problematiche, per metterla a servizio degli altri, perché se la sofferenza la butti diventando più cattivo o semplicemente deprimendosi nella vita, a mio avviso, l'hai buttata via come un'occasione di crescita. E quindi c'era una base che mi aveva un pochettino già sfrucugliato negli studi di conservatorio, perché poi per insegnare bisogna avere una serie di certificazioni, tra cui psicologia della musica, pedagogia musicale, quindi lì comunque affronti questo genere di studi, se non in maniera così approfondita come nel BAPNE. E poi gli studi di neuroscienze hanno avuto un po' il boom, soprattutto in ambito musicale e canoro, perché esiste anche il neurocanto, pensa, oltre che nelle neuroscienze, la musicoterapia, eccetera, negli ultimi 20 anni. E quindi sono un po' nerd sotto questo aspetto, sono una musicista intellettuale, diciamo così. Secondo me poi l'arte è tutta collegata, cioè non posso, che ne so, conoscere... la butto lì, Stevie Wonder, Jimi Hendrix, e poi non conoscere Maria Callas, o non conoscere un quadro di Raffaello, o non avere un minimo di cultura storica, geografica, non so, la conoscenza è una grande risorsa in questa vita, quindi bisogna affrontare tante cose, tanto vale la pena imparare, no? Sono d'accordo. La psiconeuromotricità mi ha interessato per questo motivo, e poi mi sono accorta che a livello esperienziale, come sia per prima per me e con i miei allievi, alcune cose, non esattamente la metodologia che è molto rigorosa di BAPNE, cioè tutta una serie di conoscenze teoriche e poi pratiche da rispettare, come una sorta di protocollo stabilito per delle ragioni specifiche, io le facevo già fare ai miei allievi, quindi è un po' come aver trovato una conferma, ah ecco perché quella cosa funziona, oppure ecco perché io sentivo istintivamente che quel tipo di lavoro poteva essere utile agli allievi, quali per esempio l'uso del movimento durante l'apprendimento di un brano musicale, che non solo cantato, anche suonato, perché ho un background anche come pianista, nasco come pianista classica, e però ancora prima studiavo danza, quindi forse questo un po' mi ha, come dire, no? Mio padre a un certo punto della mia infanzia mi disse: che vuoi fare da grande? Io, ma che ne so io, vuoi fare la ballerina? Ma perché non studi uno strumento, è una cosa che ti arriverà e ti tornerà utile tutta la vita, e meno male che me l'ha detto. Infatti molti dischi sono suoi. Vedo quei bei vinile dietro lì. Sì. E quindi spero di aver risposto alla domanda, nel senso che... Caspita, sì. Molto bello. Non so, come dire, spiegare a parole se non si vive l'esperienza, che è da una parte scioccante, perché ti fa un po' venire il mal di testa, no? Fare determinati movimenti senza avere una ripetizione meccanica, cioè uno dei fondamenti, per esempio, di questo metodo è non avere mai la ripetizione di un compito, quindi costringere il cervello ad un livello di attenzione sempre molto alto. Questo va a stimolare, sempre detto in parole molto povere, la plasticità cerebrale, che insomma ci hanno detto gli scienziati che anche se invecchiamo si può sempre un po' rigenerare. Lo diceva questa cosa qui anche Maurizio Costanzo, diceva spesso questa cosa, cioè il cervello, se continuamente
avete fatto lavorare va a soffrire meno, cioè va a invecchiare meno e chiaramente poi tutti i problemi, come dicevi tu, appunto l'Alzheimer, queste cose qui, si riesce un attimino a gestire meglio. Chiaro, poi insomma, il corpo umano è una macchina, no? Esatto, complessa. Molto complessa e anche molto misteriosa, benché la stia studiando sotto tanti aspetti, a volte l'uno in contrasto con l'altro. Una delle altre mie passioni è la naturopatia, per esempio, quindi ho studiato anche quella. Viviamo in un mondo globale dove si tende molto a categorizzare anche nella conoscenza e nell'approccio dello studio, quindi il corpo umano secondo me ha subito un po' questa categorizzazione sistematica, no? Degli approcci e degli studi. Si pensi anche solo che la maggior parte degli studi sul corpo umano è stata fatta da uomini su corpi di uomini. Nessuno si è mai chiesto se il corpo delle donne fosse diverso, oltre che inferiore o malato, come ci pensavano, insomma, che fossimo fino a un secolo fa, no? Sì, 1800, sì. Esatto, senza voler assolutamente fare, come dire, battaglie femministe o cose varie. Io non sono per gli estremismi, però per una visione globale sì, quindi posso dire che ci abbiamo capito ancora molto poco del corpo umano e del cervello. Ah, poi sì, poi del cervello, guarda. Quindi non si può sapere come reagisce un corpo ad una malattia perché ci sono troppi fattori, però c'è un bellissimo libro di Oliver Sacks, che è un neuroscienziato, che ha scritto Musicofilia, si chiama. Le esperienze, diciamo, musicali con questi pazienti, cioè la grande curiosità dal punto di vista scientifico con la musica e con il canto in particolare è venuta a molti scienziati perché si sono accorti che alcuni pazienti che non riconoscevano più il figlio, il marito, non ricordavano nemmeno chi fossero, se erano stati musicisti si ricordavano perfettamente intere partiture d'opera. Quindi arrivava il cantante Alzheimer, che ho letto questa cosa. Quindi vuol dire che l'immagazzinamento musicale non è solo in una parte del cervello, in quella parte dove pensavamo, e soprattutto non è solo in un'area, e potrebbe coinvolgere anche delle memorie muscolari, perché ci sono i neuroni motori famosi, no? Oltre che i neuroni specchio, quindi tutte queste cose nuove che sono state scoperte, che sono coinvolte nel processo di apprendimento e di pratica musicale. E quelle, stranamente, le avevano ancora vive. Quindi ti arrivava la signora malata di Alzheimer che ti cantava, che ne so, tutto il ruolo della Tosca, però non si ricordava la faccia del figlio. E io ho avuto anche una nonna che ha avuto purtroppo l'Alzheimer, e mi ricordo che io sono stata l'ultima persona che lei ha riconosciuto, però ultimamente una delle sue grandi cantanti, che poi è diventata anche una mia cantante, come dire, di riferimento, Edith Piaf, lei l'amava tanto, le piaceva molto quel brano che si chiama Non, je ne regrette rien, che ha un testo meraviglioso, e lei non mi riconosceva quasi più, però quando suonavo e gliela cantavo, vedevo che mi guardava e vedevo un lampo di luce e si ricordava le parole, e sono cose che rimangono nel mio cuore sempre. Pensa, è fantastica questa cosa qua, è bellissima. Cosa va eccezionale. Mi piacciono queste cose perché vuol dire che dentro di noi c'è proprio un'anima, uno spirito, un qualcosa c'è. No, io sì, poi sono buddista, quindi queste cose credo molto, no? Sì, infatti io si vede un po' la comunque. Ma tu, io so che tu hai studiato anche lingue e letterature moderne all'Università di Roma. Sì, sì, cioè, perché ovviamente sei un'enciclopedia umana. Non è che, infatti, uno dei miei soprannomi è Wiki Jordi. Ogni tanto mi chiamano o i miei allievi mi dicono: senti un po', ma tu ce ne capisci, che ne so, di cani? E dico: abbastanza, perché ne ho avuti tanti. Cioè,
ripeto, parte tutto dal presupposto che non ci avevo niente da fare nella vita, no scherzo, che la conoscenza per me è una grande terapia, primo. Secondo, ho sempre pensato fin da bambina, o meglio, fin da bambina mi sono ritrovata con una grandissima curiosità. E quindi io, per esempio, non conosco la noia, perché quando ero bambina mi davi due coperchi di plastica e io stavo le ore a giocare, creavo cose, fantasie, così. E parto dal presupposto che, visto che ci devo stare in questo mondo e che devo pure soffrire, e tanto... primo, voglio imparare dalla sofferenza. Secondo, voglio imparare, o meglio, credo che lo scopo dell'esistenza non sia una meta particolare quanto il viaggio. Quindi non mi interessa intanto quello che nello specifico sto facendo, quanto cosa mi può insegnare quello che sto vivendo, e poi cercare di trasmettere quel poco che ho imparato, che per me è bellissimo, è fichissimo, no? Quindi se io so una cosa e un altro no, è bello potergliela spiegare. Certo. Non perché io mi senta superiore, perché il mio spirito è: guarda, ho conosciuto una cosa bellissima e la voglio condividere con te. Per me insegnare, per esempio, è questo, no? E quindi, finite le superiori, io quando dovevo scegliere il liceo non sapevo cosa fare, perché mi piaceva un po' tutto. Poi ero pure, come si diceva allora, secchiona, no? Quindi andavo bene. Io studiavo pianoforte, l'orchestra, insomma facevo un sacco di cose. E presi un liceo linguistico sperimentale che mi dava sia una formazione tecnica che una formazione umanistica. E poi scelsi di fare lingue perché mia madre era un agente di viaggio e quando ho cominciato al liceo a studiare lingue, già l'inglese mi piaceva tantissimo alle medie, insomma, come... l'ho sentito parlare dentro casa mia, faccio questa premessa, c'è sempre stata molta gente, vengo da una famiglia tipica, mio padre truccatore, fotografo, ex musicista, figlio dei fiori ma quelli veri, e mia madre, agente di viaggio, fu una delle prime, diciamo, in Italia a fare l'accompagnatrice turistica, ad andare a Londra, a girare il mondo, mi hanno portato con loro tante volte, quindi questo mi ha creato un'apertura mentale e il fascino per scoprire diverse culture. Nella lingua straniera c'è tantissimo della cultura di un popolo e tu puoi capire moltissimo se entri dentro questi meccanismi linguistici, perché ogni parola è un fonema, è un suono che ha una storia, una funzione, un'energia, una vibrazione, e quindi mi ha sempre affascinato. E quindi dopo aver fatto lingue al liceo mi è sembrato la, diciamo, conclusione, diciamo, diretta, no? Poi mi è sempre piaciuto leggere e alla Sapienza c'era un bellissimo, diciamo, una bellissima impostazione sulla, di carattere letterario. Per un periodo mi sono trasferita anche a Pavia, quindi ho approcciato anche gli studi all'Università di Pavia, poi sono tornata, insomma, vabbè, che vita intensa. Bella Pavia. Sì, bellissima, poi un'università antichissima. Lì sì, erano bravissimi con le traduzioni, ma dal punto di vista pratico si lavorava molto sullo speaking, cioè sulla lingua viva. A Roma forse... pensa a Villa Mirafiori, ho avuto il privilegio di andare lì a studiare lingue perché c'era la sede di lingue lì. C'era un taglio molto sulla traduzione letteraria, che è un altro mondo affascinante che poi non ho più approfondito. Però ecco, capire che un romanzo di un autore straniero, se tu conosci la lingua capisci molte più sfumature. E questo è stato molto bello. E poi certo, i genitori non è che mi dicevano che potevo tranquillamente fare la musicista. Che vuoi fare? Vuoi fare cantante? ma che lavoro è? Trova di un lavoro serio. E quindi invece poi tu col lavoro serio però sei finita col canto jazz al Conservatorio Santa Cecilia. Eh sì, e lì è stata un'altra botta da matta. Perché... avevo, se vuoi te la racconto, ti dico com'è andata veramente. Certo. comincio a studiare pianoforte, sono molto portata per il pianoforte. La maestra di piano mi disse che ero naturalmente intonata e che avevo una bella voce,
e quindi mi era rimasto questo imprinting positivo. Ad un certo punto, per una serie di questioni familiari, devo cambiare zona di Roma, cambio maestro, e diciamo, quando si cambia approccio didattico, si cambia maestro, c'era l'adolescenza, c'erano tanti problemi, diciamo, familiari, io a un certo punto mi blocco completamente, non riesco più a suonare in pubblico. Allora faccio questa pensata, mi metto a studiare canto, così, da una parte, dall'altra mi sblocco, mi terapizzo. Vado a studiare canto, avevo nemmeno 16 anni, e il maestro mi dice: non hai voce, la tua voce non è bella, non hai estensione, non ha nemmeno potenza, ma perché vuoi fare la cantante? Ah, però! Quindi, un altro blocco! Certo! Però, come tutte quelle cose che nella vita sono un po' una chiamata che uno capisce dopo, ho detto ok, adesso mi metto a cantare di tutto, siccome i dischi che vedi dietro venivano usati da mio padre, che adesso non c'è più da 7 anni, per svegliarmi spesso la mattina o durante, diciamo, i viaggi o quando stavo a casa, lui metteva varie cose, quindi io ascoltavo da Petrolini a Elvis Presley, a Bach, wow, a, che ne so, i Beatles, Wilson Pickett, Hendrix, mi ritrovavo tutta una serie di cose, però io studiavo musica classica e mi chiedevo: ma che è sta roba? Allora andavo acqua di nascosto a rubare, insomma, a prendere questi dischi che erano un po' dei cimeli, perché sapevo benissimo che il disco più lo ascolti più si consuma, e mio padre era gelosissimo di questi dischi. Andavo a vedere e vedevo tutte parole che non capivo: jazz, soul, blues, rhythm and blues. Io, per me, esisteva Mozart, Bach, Beethoven, Clemente, yeah, Lannon, no? E c'era questa didattica anche un pochino con i paraocchi, che, o più che con i paraocchi, che dava per scontato tutta una serie di cose e di processi che poi così scontati non sono. E allora mi è venuta la curiosità, siccome mi avevano detto che non sapevo cantare, ho detto ok, adesso li canto tutti, piano piano me li studio un po' tutti, qualcosa mi verrà bene. Ho avuto la fortuna di studiare, di iniziare a 17 anni a studiare canto jazz con Cinzia Spada, che per me è una delle massime esponenti italiane del jazz, infatti vive in America adesso, e da lì mi è sempre rimasta questa passione, perché il jazz mi ha molto aperto la mente, cioè quella parte che mi mancava nella musica classica l'ho ritrovata nel jazz, e mi ha un po' disciplinato, soprattutto nel canto, perché il cantante a volte è un po', non dico pigro, però noi non ce l'abbiamo i tasti, no? Quindi la musica, la genesi del suono è mentale, e la musica la dobbiamo intonare con il nostro strumento interno, invisibile, involontario, e il jazz ti costringe a fare alcuni passaggi di ascolto alla musica, alla struttura. Poi c'è tutto il mondo meraviglioso dell'improvvisazione, artisti fantastici. Ah, sì. E passando per il blues, cioè non si può parlare di jazz se non si capisce. È vero che esiste il blues jazzistico, che poi si è diviso dal blues, diciamo, di derivazione tradizionale, che poi è confluito nel rhythm and blues. Però è un'esperienza che mi ha veramente formata musicalmente. E quindi, dopo un po' di anni che un po' lavoravo, un po' avevo studiato vari generi differenti, perché mi sono un po' messa alla prova in varie situazioni, con la gavetta, no? Io penso che la fortuna di un musicista sia trovare uno più bravo di lui. Una volta chiesi al mio collega più grande: cosa devo fare per diventare una brava musicista, visto che tanto pare, per gli insegnanti pare che sono negata, ma insegnatemi voi che siete bravi, no? E lui mi ha detto: ti devi fare la gavetta. E io l'ho preso in parola, quindi sono andata a fare tonnellate di seratine in giro, oppure facciamo la band dance, facciamo la band funk, facciamo la band blues. Ho cantato cose e di tutti i tipi, diciamo, se ci ripenso, come dire, non so se sorridere o vergognarmi. E questo quindi mi ha in qualche modo messo tanta curiosità in più, e a un certo punto ho voluto avere una certificazione un po' più, come dire,
settoriale, no? E sono approdata a Santa Cecilia, che è stato un viaggio, come dire, posso dire multicolor. Ci sono state tante cose belle, ho conosciuto alcuni maestri fantastici e tante cose molto dispiacevoli, perché io sono andata lì con... sono un po' ingenua, un po' naive, cioè un po' questa cosa. E pensavo che lì fosse il tempio della musica, per me la musica è sacra, e credevo che tutti quanti la vedessero così, così come credevo che ogni musicista fosse in quel luogo dotato di una formazione umana e culturale di un certo livello, perché per me studiare musica è imprescindibile dal diventare una persona migliore e più colta, erudita anche, no? Invece a volte semplicemente alcune persone sono degli ottimi mestieranti, ma dei pessimi esseri umani, non voglio parlar male assolutamente, però, no, certo, però... è una condizione che poi ho incontrato in tantissimi altri posti, ok? Che poi è la condizione generale della realtà, cioè scesa dall'albero degli unicorni, diciamo, mi sono accorta che funzionava differentemente. Però lì ho avuto l'occasione, permettimi di dirlo perché sarà, spero, contento di conoscere il maestro Vincenzo Caporaletti, musicologo, ex musicista degli Area, quindi uno proprio così, no? Che ha creato più di 20 anni fa una teoria che si chiama la teoria delle musiche audiotattili, che è una cosa bellissima, però molto molto complessa e anche difficile da spiegare. In poche parole semplici posso dirti che è una sorta di paradigma, di modello attraverso il quale si può riclassificare tutta la musica secondo dei parametri nuovi, tra cui per esempio una cosa che lui ha definito la codifica neo-auratica, cioè nella musica nessun musicologo come lui fino a quel momento si era chiesto quanto per esempio poteva essere importante non solo l'approccio dell'artista singolo con la musica, ma l'avvento magari, che ne so, del disco, della registrazione, e quanto per un musicista jazz una registrazione di Charlie Parker di un certo periodo specifico poteva essere pari ad uno spartito scritto da Bach diciamo, nella metà del 600, ok? Quindi ha contribuito poi a dare dignità a tutte quelle musiche di non tradizione scritta occidentale, quella che noi chiamiamo musica classica, perché si era arrivati a un punto in Italia dove se sei un musicista classico eri musicista serio, se no, no. E siccome i musicisti jazz hanno una tradizione non scritta, ma di improvvisazione, e mi raccomando, la musica jazz non è una musica cosiddetta orale, nemmeno il blues, ok? È un approccio diverso. Il modo quindi poi di rivedere tutto il resto ti si apre in maniera molto diversa, capito? Non so se mi sono spiegata, perché mi emoziono sempre quando parlo delle cose che mi piacciono. Sì. E l'emozione mi porta a volte a perdere il filo del discorso, soprattutto a quest'ora. Però, vabbè, certo. Sì. Sono delle pubblicazioni molto belle sulla teoria delle musiche audiotattili, e consiglio a tutti di dargli un'occhiata. Se volete scrivermi, poi vi mando il link, lui ha anche pagine gratuite di lettura, diciamo. Sotto metteremo in descrizione a questa intervista, metteremo i tuoi link dove venirti a trovare, a cercare, sì, chi vuole, sì, approfondire. Ho un fantasma sulla rete, te ne sarai accorto. Vabbè, guarda, vabbè, io perché lo faccio di mestiere, cioè di mestiere come secondo lavoro, come primo lavoro faccio tutt'altro, però come lavoro di passione faccio questo, e quindi i social mi serve per venirvi a cercare, per venire a vedere voi e quant'altro, altrimenti anch'io non sono uno che, cioè io preferisco sedermi nella mia postazione col mio amplificatore davanti, la mia chitarra, e mi perdo, come dice mia moglie, Monica dice, quando tu suoni entri in una tua bolla e sparisci. E infatti poi vedemmo un cartone animato della Pixar, mi sembra che era della Pixar, si chiama Soul, bellissimo, e lì c'è proprio
e lì c'è proprio la scena dove questo pianista suona e dentro una bolla, no? E infatti Monica ha detto, eccoti lì, sei uguale. E vabbè, ma il nostro mondo è questo, il nostro mondo è esatto, questo. Esatto, ma a me sono un po' un fantasma, un po' perché ho sempre amato lavorare dietro le quinte, un po' perché questa cosa non sai fare, non sei brava, non sei capace. Devo dire che mi ha un po' traumatizzato, quindi mi sono fatta sempre molti problemi. Poi a un certo punto, a una certa età, non sei più mercatabile, come si dice, non vai più sul mercato. E quindi ho detto, va bene, adesso voglio fare agli altri quello che non hanno fatto a me, quindi comincio ad insegnare. Brava. Però le mie cose, nel mio mondo, nella mia bolla, le faccio. Mi sono inventata dei piccoli progetti di tributo ad alcuni artisti, che è una cosa banalissima, lo so perché lo fanno tutti da tanto tempo, però nelle quali io cerco di raccontare l'artista e le canzoni principali. Perché un'altra cosa che a me piace molto è far capire alle persone che il cantante, cantando anche le parole, racconta delle storie. Essendo appassionata anche di musical theater americano e britannico, lì è importante, il cantante è anche un attore oltre che un ballerino. Noi questa cultura del triple threat performer, cioè dell'artista che canta, balla e recita di pari livello, non ce l'abbiamo tanto in Italia, mentre all'estero è una cosa abbastanza sdoganata. E un po' questo e un po' il fatto che la parola è un codice nel codice, quindi avendo studiato lingue c'è un mondo e un fonema che io poi appiccico o metto parallelamente su un suono, quindi c'è un mondo dietro che magari non si conosce, soprattutto di artisti che io adoro, artiste come Barbra Streisand, Tina Turner, perché sono, o anche Madonna, dal punto di vista proprio come personaggi femminili che hanno un gran carattere, hanno creato una reale differenza, sono state pioniere e hanno superato, come nel caso per esempio di Tina Turner, delle difficoltà mastodontiche. Mamma mia! Io ho conosciuto il buddismo grazie a lei, fondamentalmente, pur avendo una formazione cristiana, cattolica. Ho avuto la voglia di approfondire anche le religioni del mondo e alla fine mi sono trovata tra il cristianesimo e il buddismo e li porto dentro di me parallelamente. Fantastico. Beh, Tina, ho fatto un video tanto tempo fa, parecchio tempo fa, appunto un piccolo video di 15 minuti, 10-15 minuti. Ho parlato un po' della sua storia, ho parlato anche di quello che, dei traumi che lei ha dovuto affrontare. È una donna, una guerriera. Guerriera. Come ho avuto esperienze, non dico uguali, però analoghe in famiglia, posso dire che non è assolutamente facile avere quel coraggio, sopportare per così tanti anni quelle violenze ed uscirne, avere la forza di trasformare, come lei diceva sempre, il veleno in medicina, che è poi uno dei principi della naturopatia, quindi insomma, alla fine, come si dice a Roma, quaglia tutto. Il discorso che stavi facendo appunto di fare le canzoni, cioè cantare e nello stesso tempo però raccontare anche del musicista, questa cosa mi è già capitata. Io qualche tempo fa, poco tempo fa, ho avuto la fortuna di intervistare Ezio Guatamacchi, che è un mostro nel mondo della musica, un'enciclopedia veramente mostruosa, e abbiamo avuto, ho avuto anche la fortuna poi di trovarci insieme, abbiamo passato una serata insieme meravigliosa, il quale mi ha fatto vedere una sua piccola invenzione. Lui praticamente quando andava a suonare fuori si portava questa ruota gigantesca che aveva fatto dipingere da un suo amico pittore, con tutti i nomi dei gruppi, dei cantanti, eccetera. Lui praticamente la portava in maniera che la gente si alzasse, andasse sul palco, girasse questa ruota, la ruota con, come quella della ruota della fortuna, più o meno, si fermava sul nome del gruppo, del cantante. Lui prima raccontava la storia del gruppo e poi ci cantava la canzone. È una cosa bellissima. Ezio è un genio mostruoso. Ci sono persone che magari si annoiano perché magari
considerano la musica come un prodotto di consumo, cioè mi devi far divertire, mi devi far ballare, mi devi far cantare la canzone che piace a me, come è arrangiata, come piace a me. E quello comunque è un... il mondo è vario, no? Eh certo. Però tante altre persone, in particolare a volte invito gruppi di allievi, è bello perché diventa una sorta di lezione concerto. Io le ho fatta nelle scuole già tanti anni fa, e si possono veicolare anche non solo esperienze di vita, ma anche concetti. Cioè io facevo per esempio la musica come espressione della storia che vive, cioè dentro le canzoni a volte confluiscono degli elementi di storia, oppure le canzoni sono in quel modo perché sono accadute determinate cose. Se le conosco mi godo meglio la canzone e finalmente capisco perché quella canzone è diventata magari importante, famosa, no? È un modo per fare luce, no? O per certo. Condividere cose belle, ecco. No, no, certo, certo, è importante. Beh, io faccio blues proprio perché è un genere musicale che entra proprio all'interno dell'anima, no? Che poi, vabbè, con la mia band non facciamo solo esclusivamente blues, oddio, l'80%, perché facciamo Beatles, facciamo Rolling Stone, facciamo ZZ Top, facciamo Eric Clapton, quindi alla fine l'80% è rock blues. C'era qualcuno che ha detto "The blues are the roots, everything else is the fruit." Il blues sono le radici, ma tutto il resto è il frutto di... c'è un po' di blues secondo me dappertutto, anche nella musica classica, cosiddetta sono d'accordo. Una cosaccia, se mi senti. no, ma guarda che è così, cioè, ma alla fine questa è un po' la realtà, no? Senti, io faccio una domanda a tutti, è un po' una domanda un po' particolare, ma che ormai me la trascino nel salottino da un po' di tempo. Che cosa ne pensi dei talent? In sintesi penso che siano la diretta espressione del supermercato della musica. Mi spiego. La musica commerciale mainstream nell'era della globalizzazione è diventata la musica, quindi quella che passa per radio, quella che viene venduta oggi, che ha in qualche modo la popolarità, è diventata un po' come le grandi catene di supermercati. Se ci giriamo intorno, io quando ero bambina, non sono boomer, però come dicevo sempre, generazione X sì, e me ne vanto. Io mi ricordo che anche se ce n'erano già pochi, c'erano i supermercati, no? Però c'era l'alimentari piccolo, cioè se dovevo andare a comprare una fettuccia per riparare i pantaloni andavo in merceria, no? Oggi è molto diverso, quindi c'è fondamentalmente lo strapotere delle grandi multinazionali che fondamentalmente hanno anche acquistato i tre quarti, se non la quasi totalità del nostro patrimonio artistico culturale, delle ricerche. Ah, sì. Non voglio fare polemiche, non voglio fare politica. No, ma è così. Non mi interessa nulla. Il dato oggettivo, secondo me, è che le canzoni oggi e gli artisti sono come i prodotti che trovi al supermercato. Lo dico spesso anche ai ragazzi. E guarda quante volte tu trovi un prodotto che è buono, che funziona, e poco dopo lo levano dal mercato. Perché magari non vende o perché devono proporre un'altra cosa che fa comodo o deve far guadagnare. Quindi il prodotto al supermercato deve avere un'etichetta bella, deve essere accattivante, io lo chiamo, deve essere il festival della fuffa. Magari dentro l'acqua Paola profumata, ok? A Roma c'è un po' questo detto dell'acqua Paola, no? Nel senso non è vino, ma che è acqua Paola, cioè acqua leggera. Quindi... i talent sono direttamente coerenti un po' come la pubblicità dei supermercati. Oggi ci sono artisti, cantanti, attori. Ho sentito Elio e le Storie Tese che facevano la pubblicità cambiando il testo di una canzone, La Terra dei Cachi, per fare la pubblicità di un prodotto. Quindi, che è una cosa, se pensiamo a Carosello, che si è sempre fatta, no? Però una volta c'era, come dire, un residuo di
non voglio dire qualità, però io lo penso, però non lo voglio dire, di un certo spessore umano, culturale, retaggio di quella generazione che aveva fatto una se non due guerre. Io sono cresciuta con i nonni, quindi li conosco bene, e che in qualche modo non solo si era fatta da sola, ma aveva cambiato il mondo. Infatti noi negli anni Ottanta eravamo, come dire, uno dei paesi più sviluppati e più promettenti sotto tantissimi aspetti. E quindi anche nella musica e nell'arte c'era questo residuo. Supermercato oggi, supermercato domani, centro commerciale grande, centro sempre più grande, è con i grandi numeri e con le multinazionali, più di tanto un certo spessore, una certa profondità non si può ottenere. Questa è la prima considerazione. La seconda, spero di essere un po' più breve, perché ci tengo a dire che non sono né pro né contro totalmente, ok? Il talent quindi è la politica del supermercato da una parte, dall'altra è uno spettacolo televisivo. Quindi lo spettacolo televisivo ha delle dinamiche che devono essere rispettate. La principale dinamica, così come il prodotto del supermercato deve vendere e la show deve fare audience, deve fare ascolti. Quindi non importa quello che fai, purché fai ascolto. O proviamo a mettere le cose in modo da creare un pochino di, come dire, piccoli litigi, cose, diatribe, no? Poi vabbè, ho tanti colleghi, amici che hanno lavorato dentro ai talent e che mi hanno spiegato tante dinamiche così. Però fondamentalmente, anche se non le conoscessi, ragionando, cioè usando il cervello, l'ho detto oggi alle medie e l'ho ripetuto alle elementari, perché oggi i ragazzi hanno difficoltà proprio ad usarlo, gli ho detto, cioè, avete una cosa dentro che non è un'appendice fastidiosa, ma è un cervello, usatelo. Altrimenti il mondo vi si mangia, no? Sì. Potete essere, come dire, apatici, potete essere in crisi quanto vi pare, ma c'avete il cervello in sviluppo, quindi usatelo. Vabbè, usando il cervello, come faccio io a promuovere qualcosa di realmente di valore se contemporaneamente sto facendo uno spettacolo? Primo, perché poi tu mi dirai, ma c'erano i spettacoli con Luttazzi, con Mina, Studio 1, ok? Sì, ma è una gara, quindi per me la musica non è una gara, la gara la fanno gli atleti, però anche lì c'è un discorso diverso, no? La musica non può essere atletismo puro, non può essere il circo, non può essere io sono più bravo di te, non può essere uno spettacolino così per fare soldi, ok? La musica è sacra per me, ok? Non a caso un certo Dante l'ha messa nel paradiso insieme alla luce per spiegare cosa fosse Dio. Ora, puoi anche non credere in Dio e nella religione, ma se sei un minimo spirituale ti accorgi che nella musica vi è qualcosa di profondamente trascendentale. E poi il suono è vibrazione, che ne parliamo a fa. Perciò la seconda considerazione è che lo vedo un po' con sospetto quanto possa essere formativo per la musica stare dentro un luogo dove appunto è uno spettacolo e è una gara. Ultima cosa, fanno anche scuola. Ora, per me anche insegnare ed educare sono due parole sacre, cioè cantare è una finestra aperta sull'anima, ma lavorare su una voce è tirare fuori l'anima di quella persona attraverso il suono della sua voce. Se una voce la sai ascoltare bene, soprattutto una voce cantata, ti dice tutto quello che c'è da sapere su quella persona, che nemmeno quella persona che la sta producendo lo sa. Allora, insegnare e lasciare un segno nell'altro fa che sia positivo. Educare a educere, tirare fuori. Come faccio a educare e a insegnare qualcosa in uno show che è anche una gara e che ha gestito con la politica del supermercato? Quindi, però sono delle grandi vetrine, ok? Oggi sono, come dire, le autostrade principali per la visibilità, bisogna anche, come dire, essere realisti, no? Quindi se l'artista che va lì è formato ma fino a un certo punto, ha una certa stabilità psicologica e vuole buttarsi nel mainstream commerciale, perché no? Cioè,
D'altronde quella è la via. Ma io non ci andrei mai. E gli allievi cerco sempre di scoraggiarli, perché loro non si rendono conto di tutto questo, e soprattutto che non è difficile arrivare ad avere visibilità, è difficile restare, reggere allo stress. Ci sono due considerazioni da fare importanti: che oggi quello che un artista faceva in 5 anni lo fanno in 1 anno, e è una botta. Quanti cantanti arrivano e spari? Meteore, la saga delle meteore. Non si rendono conto di quello che è l'impatto della fama. Se non hai una struttura interiore, prima o poi cedi. E infatti io, che mi sono occupata anche al CERT di Mogol della, come dire, formazione di artisti emergenti, non sai quanti ragazzi ho visto scoppiare, ok, o comunque non reggere, ma anche artisti di un certo livello, cioè artisti sì, ma si vedono, okay? Si vedono anche adesso, e poi molti nella politica del supermercato sono considerati carne da macello. Sì. Quindi non importa l'artista in sé, non c'è più l'importanza alla persona quanto al prodotto e a quello che mi fa guadagnare quel prodotto. Io ho cominciato a lavorare nel mondo del canto, della musica, dell'insegnamento, perché non posso pensare di fare un lavoro per cui vengo pagata senza essere sicurissima di fare del bene all'altro. Mo non so Maria Teresa di Calcutta, però sicuramente fare la musicista in Italia in questo periodo è da gladiatori, ok? Quindi non ci divento ricca, però preferisco pagare le bollette con tutte le cose che faccio, piuttosto che ne so, fare qualcosa che non mi fa stare bene con la coscienza, ok? Quindi non dico che non ci sia questa coscienza, ok, di talent, però che ci sono troppi ingranaggi fagocitanti, sì. Pericolosi per i ragazzi non formati, pericolosi per la musica in generale, perché si sta sempre più andando verso una non solo categorizzazione, ma una omologazione. Per esempio, sì. L'autotune. Mamma mia. Posso condividere, perché ho studiato anche musica elettronica, e tu vuoi creare un qualcosa di particolare in un momento storico dove l'analogico non esiste più, tutto digitale. Io sono una fan dell'analogico. Vabbè, ok. No, Battiato poi era uno di quelli, no? Battiato era uno che con l'autotune aveva fatto cose incredibili. Però deve essere una sperimentazione, ok? Non può essere una copertina di Linus che, con la scusa di proporre il suono e quello che la gente vuole sentire, produrre l'effetto, tu mi vai a, come dire, col carico da 15 livellare tutto e tutti, perché fai un danno gravissimo a tutte le persone che vogliono imparare a cantare. La laringe non è in grado di riprodurre i suoni che l'orecchio non percepisce perfettamente. Come cacchio faccio a imparare a cantare, io, metti adolescente, se sento sempre musica robotica? Può avere un senso se faccio musica elettronica, ho fatto anche musica sperimentale, progressive, quindi voci super trattate, va bene, ma non può essere l'unica natura imperante, perché la musica è varia, ma varia, e prima di mettere un effetto sulla voce vorrei poter lavorare un pochino sulla voce, sull'individuo. Poi magari non diventerà mai un bravissimo cantante, però intanto ha lavorato su se stesso, perché imparare a cantare è un viaggio alla scoperta di sé e un viaggio alla scoperta anche della propria voce, voce in senso anche interiore, capito? Certo. Quindi sono molto preoccupata, sono un po', come dire, amareggiata, anche perché se tu alla gente dai sempre quello che vuole, non crei educazione, non crei formazione, ok? E infatti vediamo quello che succede, per esempio, con alcuni approcci a scuola, no? Se tu ai bambini la dai sempre vinta, crei dei tiranni prepotenti e non crei una coscienza di collettività. Quindi ammazzi un po' tutto, capito? E quello che secondo me un po' si sta contribuendo con vari talent, ma anche purtroppo con Sanremo, che ha è diventato un po' la manifestazione di questo. Il prolungamento di X Factor.
Ora, ci sto col fatto che le case discografiche hanno sempre avuto importanza a Sanremo, che comunque non è più il festival della canzone, ma il festival dei cantanti, dei loro dischi e delle case discografiche. Ci sto che è la vetrina di presentazione di un progetto, ok? Però non ci sto se è il festival della canzone che tutti cantino con l'autotune. Cioè, sì. Mi sembra veramente... o che ci sia questo, come dire, questo monopolio, possiamo dire, di una certa forma mentis riguardo alla musica. Perché sta appiattendo un po' tutto, cioè di sentire gli stessi quattro accordi, di perché la gente vuole sentire quello, vabbè. Sempre le stesse parole, le stesse melodie, testi sempre più senza significato. Ci sono tante realtà belle, non voglio essere distruttiva, perché soprattutto nelle musica di nicchia, nelle realtà indie, poi conosco tanti artisti, tanti ragazzi che stanno facendo cose molto belle, però poi vengono schiacciati da questa macro macchina che è, ripeto, come una grande multinazionale che arriva con i soldoni e dice adesso compro. Ci manca solo che si comprano il Colosseo e San Pietro, poi a Roma, tutto fondamentalmente. Quindi, manca poco. Mi dispiace perché non voglio essere critica a prescindere, ci può essere tanto di potenziale buono, ok? E io sono stata, quando uscì per la prima volta, che ne so, X Factor, ero una grande fan, ho seguito tutte le prime edizioni. Beh, le prime anch'io, guarda, le prime anch'io con Catalan. Beh, prima ancora c'era il figlio di Roby Facchinetti, sì, forse, no? Una delle le prime due, forse, poi è arrivato Catalan. Sì. Però i giudici erano fantastici, cioè i giudici erano, c'era Morgan, c'era insomma... Indipendentemente dai caratteri singoli, però c'era comunque una bella... Non guardo mai i caratteri, perché se andiamo a guardare i caratteri... è brava, cioè, ha voglia, cioè, voglio dire, Jim Morrison non è che era un santo, no? Era un pazzo scatenato, un folle, forse peggio di Morgan, e quindi ci ha lasciato le penne anche molto prima, però era un genio mostruoso. Quindi non guardo il carattere, perché ognuno di noi c'ha il suo, no? Quindi, però a livello musicale... Esatto, mi piaceva anche il concetto di amici, per esempio, dei primi amici stampato su la formula Saranno Famosi, no? Quindi dove i concorrenti dovevano cantare, ballare, mancava la recitazione, però lì si è vista, secondo me, proprio le carenze della nostra formazione, cioè o ballavano bene o cantavano bene, fondamentalmente. E poi è diventato solo cantanti di un certo tipo, uno uguale fondamentalmente all'altro, dal punto di vista musicale, concettuale, cioè non sento varietà, capito? E questo è molto triste, perché in fondo è vero che le note sono sette, che la musica è stata scritta tutta e distrutta tutta. Se pensiamo alla serialità, alla tonalità, alla musica contemporanea, e poi tutte le musiche nel mondo, cioè... veramente è stato suonato di tutto e di più. Però ognuno di noi ha una sua unicità che potrebbe essere tirata fuori. In una politica del supermercato, che è uno show, che è una gara, dove non conti come individuo ma come prodotto e quindi sei in fondo un numero da macellare, e come fai a tirare fuori la tua unicità? E diventa difficile, infatti i buoni Maneskin hanno pagato le conseguenze. Purtroppo. Che non erano malvagi, almeno io non li ho mai criticati, anche se tanti li criticavano, eccetera, no? C'è gente che ne ha parlato veramente molto male, bla 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 bla. Probabilmente gente che non faceva neanche sufficientemente musica, sono i più bravi quelli a criticare, no? Esatto. Chi fa musica sa cosa vuol dire stare su quel palco davanti a tanta gente e cantare e suonare, cioè chi ha provato almeno anche solo una volta a stare su un palco davanti alla gente sa cosa vuol dire sacrificio. Hai detto bene, cantare e suonare, perché c'è. Poi un'altra cosa devastante è che oggi la musica si fa con il computer dentro la propria casa. Ora, certo. Diciamo che le cose come stanno, la musica è una cosa viva che si fa insieme,
mi posso studiare la mia parte, ma dentro casa siamo tutti bravi. Ci si fa le ossa e ci si forma attraverso il dialogo anche con altri. E una cosa che abbiamo un po' perso è questa dimensione pratica, suonata, condivisa della musica, complice forse anche la pandemia, no? Quindi trovavo fantastico, indipendentemente dalle considerazioni musicali di genere, perché non si sono inventate niente, non sono stati né i primi né gli ultimi ad avere un certo tipo di approccio, mi riferisco ai Mammoth. Assolutamente. Però, quattro ragazzi coetanei, piccoli, giovani, carucci, che suonicchiavano non male, cioè io non vedo tutta questa cosa tragica. Certo, non so, Shostakovich, Beethoven, oppure, ecco, Jimmy Page, però chi ci frega, sono ragazzi che in un momento in cui tutti stavano a fare la musica col computer e l'autotune, si sono messi a fare insieme e a crescere insieme. Cioè, ma i Beatles, ma l'abbiamo mai sentiti i Beatles quando hanno cominciato a suonare? E dal certo. vivo? Cioè, certo. Io non George Harrison, dopo la prima volta che ha suonato dal vivo, ha fatto settimana non uscire più di casa perché era sconvolto. Nessuno nasce imparato e nessuno nasce genio. Quindi, poi i Beatles sono stati, li ho citati apposta perché... Ah. È famosa in giro per... Io li adoro. Fu una cosa devastante che ha anche segnato la storia anche dei service, perché facevano questi concerti, erano quattro ragazzetti con poca esperienza, con dei service imbarazzanti, quindi per loro era anche diventato frustrante andare a suonare. Le ragazze urlavano talmente tanto che loro non si riuscivano a sentire, no? Però, come dire, suonavano dal vivo, dal vero, cioè è come la realtà virtuale, è bellissima, è come l'internet, l'intelligenza artificiale, va bene. Ma Umberto Eco ci ha insegnato una grande cosa, che l'intelligenza non è sapere tutto, ma sapere dove andare a cercare le informazioni. Se io faccio sempre fare agli altri questa operazione, perdo la capacità di farlo. Chiaro. Se il computer suona sempre al mio posto, e io me la canto e me la suono sempre dentro casa, quanto posso crescere e soprattutto quanto posso godere dell'esperienza musicale, che è anche qualcosa di, ripeto, condiviso con gli altri. Cioè la cosa, una delle cose più belle, dopo, io lo chiamo fare l'amore con la musica e con la mia anima attraverso il suono, è comunicare e avere quel momento di comunione con un altro musicista che magari non parla la mia lingua, che è anche una persona con cui non ho confidenza, però attraverso la musica noi possiamo connetterci. E non solo. Poi questo processo, comunicarlo ad un pubblico. Perché è vero che l'artista ha la sua dignità e che, come dire, a volte il pubblico non capisce un tubo. Però se tu sali sul palco a fare qualcosa, secondo me c'è bisogno di uno scambio energetico, no? Anche con chi ti sta davanti. Se certo. ti vuoi fare... milioni di accordi e super vuoi fare il circo musicale, fallo a casa, secondo me, o fallo al circo, perché la musica, ripeto, è un'altra cosa. Certo. Ma io non sono nessuno, cioè, no ma è vero quello che dici, no è vero quello che dici. A parte che poi, tornando un po' sui Maneskin, a me Damiano è sempre piaciuto, che c'ha una voce veramente pazzesca, non solo, ma è una presenza, una capacità di stare sul palco, una certa, di recente c'è stata questa polemica del sedere di Damiano, no? Però ci vuole coraggio a fare le cose e farle in un certo modo, cioè non lo voglio giustificare perché non sono per la carne, no, ma... a tutti no, i costi. No, però... Parlando di Jim Morrison, vogliamo parlare di quello... voglio... certo, no, ma anche lì... Tanti, alcuni che si parla del più del meno, dicevano appunto, ma sono un po' dei pagliaccetti, guarda come si conciano, guarda come si vestono, guarda che schifo. Ragazzi, ma voi vi siete già dimenticati tutto quello che è accaduto dagli anni 70 alla fine degli anni 80? Cioè, ci dimentichiamo di Boy George? Cioè, ci dimentichiamo dei Rockets, dei Kiss, come si conciavano con le zeppe alte così, pitturati tutti in base. Ma il bello della musica è anche questo, cioè banale, no? Di repente li ho rivisti
vedere questi ragazzoni tutti testosteronici con le tutine attillate a strisce, truccate in carbone, insomma, che hanno fatto cotonati. Diciamo che hanno portato alla, come dire, in evidenza un fenomeno che ha un po' ucciso il rock, no? Io ti ricordi Jack Black, The School of Rock, no? Il potere. Sì, 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 no? Sì, sì. Quando il rock, che era una musica fortissimamente connessa al blues, quando quel rock di anche contestazione, no? Di fenomeno sociale, non solo politico, proprio sociale, di rivendicazione di una generazione nei confronti di un'altra, quindi la voce di un'epoca è diventata un fenomeno solamente commerciale, è diventata solo immagine e è diventata moda, in fondo è morto, ok? Ma non è che l'hanno fatto i Maneskin, cioè questa cosa no. C'è stata prima, c'è stato voglia. Diceva Jack Black, no? Jack Black ha fatto un filmone incredibile, ma sì, Van Halen, come dicevi tu, Europe, i Bon Jovi, no? Hanno fatto quel mondo dove alla fine anni 80, sì, era più o meno la fine anni 80, che hanno letteralmente cambiato il vero mondo del rock, dei Led Zeppelin, cioè, certo. Siamo veramente, o dei Deep Purple, no? C'è stato proprio una scissione che si è andato a puntare molto di più sull'appariscenza, esatto, no, che sulla musica. I Maneskin non hanno inventato niente e secondo me non hanno fatto niente di sbagliato, se non che quelli che avevano dietro che li hanno spinti troppo a una velocità troppo elevata. Dicevo, il supermercato, cioè tu ti ricordi per esempio i primi dischi di Lucio Dalla, quando Dalla stava all'RCA, quando c'era l'RCA, quanti anni hanno tenuto questo artista e gli hanno permesso di fare album, di crescere, e quando che album? Album, ci sono delle perle autentiche, secondo me, musicali, testuali, canore, cioè oggi non è più possibile, non ci sono nemmeno più i soldi per fare una cosa del genere. No. Quindi, ritornando anche al talent, all'autotune, ci sono delle politiche anche di fast food in cui molti artisti suonano e cantano con autotune e sequenze, perché costa molto di meno. Io ho dei colleghi che devono partire in tournée con degli artisti famosi, e loro si devono fare 20-30 giorni di prove che vengono poi pagate da soli, poi le prove in studio, poi le prove con l'artista, poi le prove sul palco, e sono comunque soldi che costano alle produzioni. Tu immagina se si potesse sostituire il più possibile con delle sequenze preregistrate, molto meno voglia. Lavoro. Voglia, allora, voglia. Gli artisti si possono permettere questo genere di produzioni o di fare in un anno un disco, la tournée e disco, promozione del disco, tournée e poi ritorni in studio per fare il disco dopo. In un anno? Beh, vocalmente poi è pieno di gente che ha problemi, quindi certo. Nessuno più perde tempo a studiare perché non serve più studiare fondamentalmente canto, educare quindi la voce, ma soprattutto non serve più in quest'ottica evitare che le persone si facciano male, perché tanto se uno si fa male e si ferma ce n'è un altro che prende il suo posto con un prodotto più o meno simile. Guarda quello che è accaduto ad Angelina Mango, cioè un'altra che ti volevo anche ad Adele, per esempio, che sono artisti che hanno avuto proprio le corde vocali sono scoppiate proprio per le corde sono come, non si chiamano cose, sono come delle pliche, no, che fanno questo lavoro. Se tu le fai sbattere troppo oppure con violenza, oppure se tu sei stanco. Io ho avuto un abbassamento vocale la scorsa settimana perché la voce della donna, per la sua ciclicità, è molto più delicata, e in un momento in cui era molto delicata ho dormito di meno, ho lavorato il triplo. La voce non è che è una, ripeto, il corpo non è un'appendice fastidiosa, siamo tutti collegati. La voce ha detto: io ne la faccio più. Ciao, me ne vado. È vero, queste cose. Capita tanto agli artisti. Sì. Poi, certo, io in pochi giorni ho risolto perché ho avuto il piacere, tra le altre cose, di
collaborare, di conoscere, di collaborare con Franco Fossi, foniatra artista, foniatra specializzato in vocalità artistica, più diciamo rinomato e famoso in Italia. Praticamente li ha visitati tutti i cantanti. Pioniere nel campo, perché è stato il primo che in Italia ha voluto creare dei simposi di connessione tra il medico e l'insegnante di canto, perché finalmente si è accorto che le due cose non erano poi così scisse, ok? Perché vai dal foniatra normale, tra virgolette, o l'ottorino laringoiatra, se non ha un'esperienza nella vocalità artistica, parlata o cantata, certe cose non te le riesce a spiegare o a far capire, o non ti dà nemmeno quei consigli giusti. Io che avevo un problema di stomaco, me lo ha diagnosticato Fossi, non il gastroenterologo e nemmeno il foniatra dell'ospedale. Mi hanno detto fa dei gargarismi con un antiacido e basta, quando invece il problema era molto più complesso, perché sono una cantante professionista, parlo 12-18 ore al giorno tutti i giorni da tanti anni e insomma faccio una vita abbastanza intensa, è ovvio che l'apparato gastrico e l'apparato vocale non è che sono separati, ok? Chiaro. Più è tutto collegato alla stanchezza, a come stai, perciò questi ragazzi, mi dispiace tanto che ogni tanto proprio o scoppiano, devono fermare. Adele, Angelina hanno dovuto rinunciare a tante cose, perché la voce non regge se tu non la rispetti. E a volte devi avere dei tempi di recupero che non ti permettono, capito? Oppure... Certo. In questi talent e nelle produzioni gli fanno usare la voce in maniera non sana. Ora, una persona, ecco, Fausto Leali, no? Quando è nato, cantava pulito. Poi, da adulto, ultimata, perché la voce fino a 25 anni è in formazione, e è molto delicata nell'adolescenza e nella preadolescenza, se tu... Fai un certo suono quando sei giovane, ma poi quando diventi adulto vuoi fare delle cose un pochino più intense, non te la sdrumi più di tanto la voce. Se invece cominci a 15, a 14, a 16 anni o anche prima, un'altra cosa, questi ragazzini di 8-10 anni che cantano come i trentenni, io non li posso vedere perché sono un'aberrazione secondo me umana e timbrica, perché la loro voce, salvo rare eccezioni, cioè se senti Christina Aguilera a 8 anni, cioè aveva la voce di adesso, ma è una, non sì. Possono essere tutti così. Se tu forzi sistematicamente la voce da giovane, quindi prima della muta vocale e durante, te la cambi completamente. Se va bene ti dura, se non va bene non ti dura, ma perché non farla durare? Che la voce può dare tanto, come dire, sì. Tanta voce a quello che siamo dentro. Certo, certo, certo. Lo so, io sono chiacchierona, Paolino, io... Ah beh, guarda, io... Anche il gatto qui sta svenendo. No, no, ma... Non lo faccio più. Sono contento quando andate a ruota libera, perché mi piace ascoltarvi e io sono uno di quelli che... adoro ascoltare quelli che sanno più di me, se no come faccio a imparare? No, rimango sempre indietro. E quindi a me piace tantissimo questa cosa. E poi, insomma, quando si parla di musica sparisce la cognizione del tempo e quindi vero. Si va, si parla, si va. E poi, insomma, chi ascolta queste interviste è bene che ascolti anche non solo quello musicista che vengono qua spesso qui al Salottino e suonano, li faccio suonare proprio, fargli sentire un po' di musica, ma a me piace appunto andare a cercare quelli come te, perché è un po' come una piccola lezione. No? Quelli chiacchieroni, no? È una bella lezione, la musica è anche questo. I miei parenti, quelli un po' più antipatici, mi dicono che sei una maestrina, no? E alcuni miei amici invece mi dicono, oh, tu per farti star zitto bisogna sopprimerti. Perché anch'io sono uno che quando parte, se poi parlo di musica... Eccolo là. È finita, cioè proprio finita. Anzi, a Roma si dice, eccala. Fonema universale per l'espressione di tante cose. Comunque grazie Paolo, mi è piaciuto tanto conoscerti, anche a me tantissimo, mi piacerebbe
se te lo dico qui così rimane agli atti, mi piacerebbe anche parlare più di blues, mi piacerebbe anche cantarlo un po', condividere anche altre cose, perché è un, come dire, ho una vita abbastanza ricca di cose. Faremo una seconda puntata. E parlo perché, ripeto, sono entusiasta di quello che ho scelto di vivere e di condividere con il mondo. A me chiacchiere con delle persone hanno salvato la vita, anche la musica mi ha salvato la vita, ma anche una parola detta o una frase in un discorso più ampio mi ha aiutato, quindi cerco di fare agli altri quello che hanno fatto a me in questo caso. Molto bene, molto bene. Grazie Giordana, grazie per essere stata al Salottino e beh, vista l'ora, buonanotte. Si è fatta una certa. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.